abbiamo all'Aurum. Buonasera e benvenuti anche agli ascoltatori che non sono mai intervenuti a questa manifestazione. Questo è il festival giunto alla 21ª edizione. Quest'anno, come negli ultimi anni, ho voluto inserire, io sono Gabriella Castiglione, ho voluto inserire, oltre ai concerti, come i primi anni, quindi concerti strumentali, anche dei veri spettacoli, quindi non solo serata concertistica musicale, ma anche balletti, come quello di ieri sera, che è stato molto, moltissimo apprezzato, perché abbiamo avuto dei ballerini direttamente dall'opera di Roma, così come serate con i cori, anche teatro, l'anno scorso con la compagnia del Teatro La Cucina di Chieti. Quest'anno tra l'altro ci sono altri tre appuntamenti con compagnie di danza, del nuovo 26 agosto La Bella Addormentata, con la professione danza, e altri due appuntamenti. Un appuntamento con l'Orchestra Sinfonica il 7 agosto e via via dicendo, come potete vedere qui sul Debian. Questa sera già qualche anno, mi pare 3 anni, che ho voluto inserire, anche se non è naturalmente tutti gli spettacoli, tutti i concerti sono serate da ascolto, non certo di intrattenimento, perché quando c'è la manifestazione estiva spesso, e soprattutto in Abruzzo, per il Regno delle Sagre, è abbinabile sempre l'intrattenimento con la serata estiva. Invece qui a Musicante non c'è intrattenimento, ma c'è l'ascolto vero e proprio e addirittura anche l'educazione musicale, perché essendo un festival molto lungo, le persone, gli ascoltatori, gli spettatori si abituano a questa cadenza settimanale per conoscere anche dei nuovi repertori, così come quello di stasera. Stasera, come l'altra sera, ci sono stati i Fairy Consort, un ensemble di musica antica, con Luca Dragani. Questa sera invece ho veramente il piacere di invitare un carissimo amico, che è Francesco Colombaro, che io chiamo tanto. È un musicista bravissimo, mio concittadino. Questo nome? Penso che deriva da Maiella, non c'è.
il Gran Sasso a un passo dal mare, quindi diciamo questa regione è un po' come l'Italia in miniatura, che i ragazzi spendono a visitare, noi ce l'abbiamo proprio l'Italia in miniatura, perché abbiamo colline, mare e montagne un po', in una giornata possiamo andare a visitare appunto queste bellezze nostre. Allora, il cuore abruzzese anche, sono molti lancianesi, vedo ancora il costume, io vi chiedo cortesemente di spegnere i cellulari, magari uno dimentica. Ringrazio Giancarlo Ranieri perché la sua grande passione per la cultura fa sì che tutti questi spettacoli, queste belle serate rimangono su internet con il canale Musicarte da lui creato, su YouTube basta mettere la data, ci sei anche tu, maestro, qualche anno fa, ma tornerai, perché ti ho invitato ufficialmente. Non mi perdo di nulla. No, non mi perdo di nulla, il marito, il cantante lirico che io ho riconosciuto questa sera con un grandissimo onore e piacere. E basta mettere la data e l'anno, si possono vedere tutti i concerti e gli spettacoli degli anni successivi e dei prossimi. Allora, rinvito il maestro Colombaro con il coro a cappella di Magellensis. Vi auguro un buon ascolto e anche una buona missione. Grazie. Thank you.
questa sera vogliamo proporvi nel repertorio antico canti naturalmente di importanti compositori italiani, ma in particolare ci teniamo a farvi ascoltare alcuni brani tratti dal nostro CD intitolato L'Antico Abruzzo e le sue musiche tra Ars Nova e Ottocento, anche se da parte del Leone ci ho detto che era la parte del grande rinascimento. Il CD ha avuto origine da un lungo e meticoloso lavoro di ricerca del nostro maestro Francesco Colombaro, che ha recuperato e scelto brani di compositori antichi, appunto prevalentemente cinquecenteschi, ma abruzzesi, che chiaramente sono meno conosciuti di sonetti di grandi palestrina che sono classi, eccetera. E quindi vanno dal 400 all'800 e alcuni sono inediti. Apro una piccola parentesi per dire che il gruppo è riuscito a realizzare il CD grazie all'intervento e interessamento del presidente dell'Associazione Culturale Marciano Domani, dottor Angelo Rosato, che ha portato avanti il progetto con finalità di solidarietà, chiaramente condivise dal gruppo, e quindi tutto il ricavato della vendita dei CD andrà interamente a sostenere i progetti dell'associazione Progetto Etiopia Onus di Lanciano. Diciamo che l'introduzione di questa, avete ascoltato il primo brano, è una canzonetta a quattro voci di Orlando Lasso o Occhi Manzanilla. Proseguiamo con un brano, un madrigale a cinque voci di Adriano Banchieri. Adriano Banchieri, anche lui a cavallo, sotto a cavallo tra il 500 e il 600, è stato un compositore veramente del tardo rinascimento e dell'inizio dell'era barocca. Fu uno degli autori, insieme a Orazio Vecchi, che svilupparono la cosiddetta commedia madrigalistica. Il melodramma chiaramente era proprio alle origini, che erano delle raccolte di madrigali che, seguiti uno di seguito all'altro, raccontavano una storia che si poteva anche in qualche momento rappresentare. E ad esempio il festino della sera del giovedì grasso avanti cena, che è appunto di Banchieri, e noi di questa raccolta vi facciamo ascoltare tre brani. Questo, che si intitola Il Diletto Moderno di Introduzione, e successivamente sentirete La Capricciata, che è appunto bestiale alla mente, e Gli Amanti Moriscano. Iniziamo con Il Diletto Moderno per introduzione a cinque voci.
strumento, ma di altro strumento e di altri suoni voleva parlare, detto Zagara, vero maestro? Sì. Cioè, all'epoca era molto, molto assoluto. I doppi sensi erano la portata. Oh!
cui lo contrappunto era solo basso. Thank you.
Aveva degli intenti molto particolari.
e meravigliati altri cuciti del nostro che da voi vivo sempre.
noi l'abbiamo portato, se volete riascoltare le nostre voci, siccome è una grande causa per questo progetto che abbiamo appoggiato in Etiopia, ce l'abbiamo qui al costo di 10 euro per la beneficenza. Vi ringraziamo intanto, scusami. No, niente, scusa, io prima mi stavate dicendo dei grandi natalizi, ufficialmente si dimentica anche quella manifestazione natalizia, perché io insisto. Anche se c'è questa crisi maledetta, ma chissà perché se la prendono sempre con la cultura, cioè come se la cultura fosse la fonte prioritaria, pare che in Italia spendono tutti i soldi delle armi per la cultura, è lo 0,00001 dei finanziamenti, però noi insistiamo. Io vi devo ringraziare doppiamente perché questa sera fatto una lezione in storia della musica. Io sono musicista e dico sempre veramente c'è tanto da imparare. Io non conoscevo tutti questi autori abruzzesi, francesi, non li conoscevo, Teramo, Lasco, cioè quando di Lasso lo conosce Palestrina, ricordo il maestro Malasca, quando ci diceva il contrappunto bestialmente, ci nascondevamo per le tende del conservatorio, li conoscevo, ma tanti artisti abruzzesi sicuramente anche voi mi conoscevate, quindi vi ringrazio doppiamente perché un piacere anche per me, perché in Abruzzo si conosce poco posti che lo conosciamo, ma Braga, di Teramo, ma tanti altri no, quindi veramente hai fatto una ricerca incredibile e abbiamo degli antenati importanti. C'erano compositori tantissimi, che non è che c'è una radio, quindi erano i compositori più importanti di quella regione, di quella città, di quella cattedrale. E questi compositori, l'ultimo che abbiamo fatto, Francesco Sacerano, è un compositore fantastico dell'epoca, cioè uno che faceva traumatismi, delle cose molto, molto affine, molto difficili, molto complesse, ma tutti quanti, come dice scritto io, parlando di Palestrina, cioè sicuramente un personaggio pari, se non più, capito, per certi versi, è andato alla Palestrina, e invece siccome che lavoravano a Roma, visti come punti di riferimento, quindi anche più importanti degli altri, perché stanno a Roma, ma non perché fossero dei migliori, capito, sembra che Palestina era il migliore, Palestina era uno dei tanti, questi compositori nostri erano altrettanto importanti quanto Palestrina, Lasso, eccetera. Sabino sembra di scuola veneziana, Lino sembra di scuola romana, eccetera. Se uno va a fare, si trova le varie scuole nazionali dell'epoca, e insomma, noi ci siamo anche bene, cioè, fortissimi, cioè, per essere un cultore all'epoca. Certo, è vero, tutto quello che dice è vero e dovremmo aprire anche un filone di lezioni, cioè concerto lezioni. No, non ci avete provato, ma ripeto, il pubblico è un po' ridotto, però sono pronto ad ascoltare proprio. Quindi noi naturalmente in modo esponenziale la prossima volta è questa parola, eccetera, eccetera, quindi sappiamo benissimo che la massa si adegua ai programmi di massa, quindi le mie sono sempre delle polemiche che poi le conosciamo tutti, ma si dovrebbe sradicare l'ignoranza dalla radice, però quello che mi dispiace di più è che sapere che 500 anni fa abbiamo avuto tutti questi grandi, no? Immaginiamo adesso siamo nel 2016, nel 2516, se questo mondo non è quello di prima, che tanto l'andazzo è quello, che cosa studieranno nel 2516? Emma? L'amoroso? E se studiano Gigi D'Alessio?
pensiero artistico, cioè fatta andare indietro, come diceva Einstein, la quarta però non so l'altezza della bocca, ma la quarta si collabava, quindi sicuramente tornare indietro a ricominciare tutto da capo, quindi doppiamente grazie perché ci avete fatto vivere, no, non è un ritorno passato, forse questo è un ritorno al futuro, perché significa pensare a musica. Poi l'intonazione è perfetta, il Giancarlo Ranieri anche regista anche lui, diciamo per hobby e per piacere, mi ha fatto notare la perfezione dell'intonazione, che cantare senza strumenti, di un supporto strumentale così a orecchio è una difficoltà incredibile. Quindi, e noi abbiamo invece i cantanti più famosi che sono dei stonati che proprio in una, per dire, però la parola di intonazione è troppo raffinata, quindi è un po' di nicchia, anche lì ci avete trovato. Francesco Colombaro, ti invito anche a Natale perché avete queste canzoni natalizie, io vi ringrazio moltissimo, se avete un altro pezzettino mi è piaciuto tantissimo il contrappunto che si era la mente, tantissimo, proprio tardi, vi ringrazio con il cuore. Domenica.